Una giornata di sole dopo tanti giorni di pioggia che ci hanno afflitto e che ci affliggeranno probabilmente anche in futuro, qui nella sala del Sole il Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro per parlare proprio di clima. Parliamo di perturbazioni e la notizia non è buona, visto che c'è allarme rosso anche per i prossimi giorni. Il tempo cambia in peggio. E cosa ne dice l'esperto? Sarà Roberto Madrigali a darci qualche dritta. Roberto Madrigali, il meteorologo in controtendenza che ci parla di glaciazione, che aveva previsto alcuni eventi e che, Roberto, la notizia che arriva è che domani ci sarà addirittura una tempesta ciclonica che ci colpirà, acqua a catinelle, allarme rosso, insomma, dobbiamo stare preoccupati. Sì, ormai la preoccupazione c'è, ma tutto rientra purtroppo nel processo degenerativo che il clima sta subendo in questi ultimi anni e l'aspetto importante è che si valida tutta una ricerca che ormai da tempo io avevo inquadrato questo processo di peggioramento sia atmosferico che termico. Perché? Perché quando subentra un raffreddamento l'aria fredda entra con più virulenza e i contrasti sono maggiori, quindi viene a piovere di più e anche con maggiore intensità. E questo è l'aspetto che fondamentale. Roberto nei suoi convegni è molto chiaro, ma per chi volesse approfondire l'argomento sappiamo che ha scritto un libro che sta andando molto bene e che meteorologi di fama internazionale ti stanno tenendo d'occhio e noi dobbiamo premiare la caparbietà, la volontà e l'impegno di Roberto Madrigali, che ha sempre fortemente voluto approfondire gli argomenti e che adesso si può dichiarare soddisfatto del suo lavoro. Sì, diciamo già soddisfatto, ma chiaramente tutto è in evoluzione, si va avanti perché c'è sempre da fare molto, la ricerca è sempre rivolta al futuro, però ecco, importante finalmente il grande coraggio di essere stato anche controcorrente, aver capito e cercato di far capire alla gente, ora vedo che lo sta apprezzando, che la macchina del clima ha le sue regole e quindi queste regole vanno imparate, bisogna conoscerle, valutarle, è molto importante anche l'educazione, infatti si è iniziato anche un percorso nelle scuole, benissimo che finalmente c'è questa sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, ma non più catastrofismo, nel senso finalmente si apre anche una nuova ricerca, che questo certo, tempo prevedere che ci aiuterà. Hai parlato di evoluzione, noi speriamo di non dover avere un'evoluzione con le branchie per poter sopravvivere, perché qui la pioggia ci sta veramente massacrando. Grazie. Il Movimento 5 Stelle si nutre di attualità e di tempestività ed è attuale e tempestivo parlare del clima adesso. Sì, assolutamente sì. Il Movimento 5 Stelle, come sempre, offre l'opportunità ai cittadini di approfondire, di crearsi un'opinione sui temi più disparati. In questo momento il clima è un argomento all'ordine del giorno. Il nostro movimento, come è in controtendenza dal punto di vista politico, gli piace anche dare la voce, dare la possibilità a chi va in controtendenza, in questo caso Roberto Madrigali, che come sappiamo oramai parla di glaciazione anziché di riscaldamento globale. Senta Gori, c'è anche un diverso approccio con i convegni, perché c'è una diretta streaming da quello che vedo. Sì, sì, noi tutte le nostre iniziative vengono trasmesse in diretta streaming e stiamo anche tra l'altro diciamo approfittando di queste iniziative per fare esperienza e creare un format diverso anche di questi incontri che metteremo in pratica già dalle prossime volte, dove i cittadini che parteciperanno ai nostri convegni avranno l'opportunità di interagire molto di più rispetto a come siamo abituati oggi.